E bentornati sul mio canale. Nuovo look, non ne potevo più. Io ho una ricrescita dei capelli molto veloce, ho anche tanti capelli. Io quindi di solito mi vado a tagliare i capelli dal barbiere almeno una volta ogni 15 giorni. Era un mese che non andavo a tagliarmi i capelli anche di più. Non ne potevo ancora di rimanere con quella cofra di capelli che avevo e quindi ho iniziato io a rasarmi i capelli da solo e poi ho chiesto aiuto al moroso. Lui non è parrucchiere, ma poveretto mi ha dato una mano e devo dire la verità, abbastanza bene. Allora, comunque, siamo qua, dicevo appunto, per un nuovo video. Questo in realtà è il video di una storia triste. La storia triste è che oggi è uscito Animal Crossing. Faccio una piccola premessa, io ho la Switch normale, acquistata circa un annetto fa, è uscita da qualche mese la Switch Lite. A me piace di più la Switch Lite, quindi io ho deciso di vendere la Switch normale e di comprare la Switch Lite. Siccome mi sono ridotto all'ultimo minuto, ho acquistato, preordinato il gioco Animal Crossing New Horizon su Amazon e che appunto la consegna era per oggi, che usciva appunto oggi esce ufficialmente il gioco, e ho deciso di comprare la Switch Lite su eBay perché su Amazon erano esaurite, ovviamente tutto chiuso e non si può uscire per acquistare oggetti non di prima necessità, quindi ho deciso di acquistarla su eBay. L'ho acquistata il 18, l'altro ieri, oggi è il 20, proprio giorno dell'uscita del gioco. L'ho acquistata il 18 con consegna garantita entro 24 ore, doveva arrivare ieri. E beh, non è arrivata né ieri e non è arrivata neanche oggi. Fra l'altro mi è arrivata una mail da SDA che la console verrà consegnata lunedì. Si era in dubbio anche se arrivava oggi il gioco oppure no. Io sono iscritto su alcuni gruppi Facebook. Erano tutti disperati perché alcuni, appunto, Amazon, avendolo magari preordinato in ritardo, non riesce a consegnare oggi e ad alcuni li arriverà lunedì. Morale alla favola che a me è arrivato il gioco Animal Crossing, ma non la console, e io la console che avevo l'ho venduta, ce l'ho qui impacchettata in attesa che arrivi il corriere a ritirarla. Quindi io potrò giocarci forse lunedì quando mi arriverà la Switch Lite. Vi rendete conto della tragedia? Va bene, ovviamente si ride e si scherza perché queste non sono le tragedie della vita, però comunque abbiamo dei pacchettini e li andiamo ad aprire insieme. Allora, apriamo come prima cosa appunto questo tanto agognato. No, non è questo, ma è questo qua. Tanto apriremo anche quell'altro, ma apriamo il tanto agognato Animal Crossing. Sono veramente disperato, è bellissimo questo gioco, ma non potrò giocarci. Bene. Ok, poi l'altro pacchetto che stavo aprendo, che è arrivato ieri, in realtà è praticamente un vetro temperato per la Switch Lite. Ovviamente io ci tengo che le cose che, soprattutto elettroniche, che abbiano uno schermo, eccetera, siano protette, non sia mai che si graffi al vetro della Switch Lite. Quindi ho comprato su Amazon, al costo di, boh, 9 euro, mi sembra, tre vetri temperati. Io avrei preferito una pellicola più che il vetro temperato, ma in realtà non l'ho trovata, quindi ho preso direttamente il vetro temperato. Inoltre, cosa che non ho qua, ma perché ho ordinato su un sito australiano, ho comprato anche una skin adesiva da mettere completamente intorno alla Switch Lite e l'ho comprata pucciosissima con lo sfondo viola e con delle nuvolette. Anche nella Switch normale che io avevo speso ben 60 euro da Mobile Outfitter per farmela completamente rivestire con la skin e anche mettere la pellicola. Per chi non lo sa, Mobile Outfitter si trova all'interno di alcuni GameStop, nonché online. E sono garantite a vita, il che vuol dire che se c'è qualche problema basta ritornare, o anche se si vuole cambiare colore, diciamo la skin, basta tornare con una cifra di 5-6 euro, ti rimettono completamente la skin. All'interno di una settimana invece avete il cambio gratuito. Bene, detto ciò, chiudiamo, diciamo, il capitolo Animal Crossing. Tanto io non credo che succederà il miracolo che adesso arriva il corriere e mi consegna la Switch Lite, perché una volta che mi è arrivata la mail di SDA la vedo un pochino dura. Comunque,
Proseguiamo perché qui ho un altro pacchettino che mi è arrivato probabilmente da Etsy perché proviene dalla Spagna. Andiamo a vedere insieme che cosa contiene. Fra l'altro, piccola parentesi, è arrivato anche il box per chi mi segue sui vari social. Avrà visto su Facebook che il moroso l'altro giorno mi stava cercando di corrompere perché voleva farsi regalare il box della nuova espansione di Dragon Ball. Alla fine gliel'ho preso, è rimasto tutto in attesa da ieri che doveva arrivare, tutt'oggi stava facendo tardi al lavoro. Alla fine hanno consegnato il box, dovevamo farci un video. Gli ho detto: amore, però facciamo un video per il mio canale mentre apriamo il box. Sì, preso dall'entusiasmo, in realtà l'ha aperto anche delle bustine prima di andare a lavoro, quindi amen. Fa niente, avrei voluto fare un video unboxing. Allora, for you, chic kawaii, non so neanche più leggere, chic kawaii. Praticamente su Etsy ho trovato questa ragazza che fa queste cosine troppo carine. Sono delle specie di rement per le bambole, come le Purnemo, e fa diverse cose. Io in realtà speravo, perché alcune cose sono blind box, come questa anche, è una blind box, e però fa anche dei sacchettini un po' a sorpresa, anche questo se non ricordo male, cioè ti dà dei sample, degli esempi, e poi tu, se sei fortunato, in base a come arriva, arriva. In realtà io speravo mi arrivasse la Planet, ha fatto un'agenda con le spirali in formato appunto bambola, ma in realtà no, mi sono arrivate queste cosine molto carine. Adesso andiamo ad aprire insieme, che in realtà servono più che altro per chi ha una doll room. Io non ce l'ho, però. Allora, innanzitutto c'è questo. Farà invidia la mia amica Veronica su Facebook, perché è un mini dado, molto carino. Dopodiché ci sono questi calendarietti, direi. No, non sono calendarietti, ma sono tipo delle, come posso dire, dei post-it che si possono attaccare virtualmente, diciamo, cioè nel senso lo puoi fare materialmente, però rappresentano, perché sono plastificate, rappresentano dei post-it che puoi attaccare alla stanzetta delle tue bambole. Dopodiché mi è arrivato questo. Ah, ok, praticamente il dado serve per questo gioco. È un tipo un gioco dell'oca, Kit Game Board. Quindi praticamente tirando il dadino le bambole possono giocare. Poi, ma troppo carine, ha simulato una confezione di adesivi. Poi come posso chiamarlo? Che si è anche un po' rovinato perché quel dado ha un po'. Una base dove poter fare dei lavori, diciamo. Questo comunque sempre appunto da mettere magari su una scrivania. E poi, ultima cosa, anche questa molto carina, carta da lettera con foglio da lettera. Tutto in formato 1:6. Molto carino. Allora, adesso andiamo ad aprire questa, invece che sono curiosissimo e devo dire la verità, è bellissima anche proprio la confezione. Infatti adesso cercherò di. Qua devo per forza strappare. Eh sì, per forza. Perché volevo preservare, perché è veramente troppo carina la bustina. Allora, si apre, questa le crea sempre lei. E andiamo ad aprire, andiamo a vedere cosa c'è. Ci sono vari pacchettini. Allora, la prima è questa spilletta kawaii con la fragolina, molto carina. Non so cosa sia. Adesso apriamo, forse un braccialettino o una collanina. Non mi ricordo i prezzi, però non ho speso poco, ma neanche tantissimo. Sì, è una collanina molto carina, però io ovviamente non la utilizzerò. Con la Torre Eiffel è un fiocchettino rosa. Anche questo comunque è molto carino. Ultima cosa, un'altra pin. Ricorda un po' un personaggio di Animal Crossing, eh? È un'alpaca.
Va bene, comunque, queste cose, devo dire la verità, sono molto carine, non c'è nient'altro, vero? Confidavo di più sui mini rement, probabilmente farò un altro ordine perché devo dire la verità, sono fatte veramente in maniera minuziosa, veramente molto molto carina, essendo che io mi sto appassionando molto alle pur nemo ultimamente, questo genere di cose sono veramente molto molto carine. E io ho comprato in realtà una room box su AliExpress e mi è arrivata tempo fa, l'ho fatta vedere anche in un video. Non l'ho ancora aperta, non ci ho ancora messo mano perché in realtà io non sono molto pratico di queste cose, cioè mi scoccio. In realtà ho anche tanta pazienza e sono anche fin troppo pignolo, però mi scoccio, quindi non l'ho ancora. Sto aspettando in realtà che passi la quarantena per farmi dare una mano dalla mia amica Daniela. Daniela, tanto lo so che mi ascolti perché vedi i miei video come io vedo i tuoi e quindi sto aspettando che passi la quarantena per fare insieme a te, costruire insieme a te questa doll room. Va bene, io adesso vi saluto, spero vivamente. Ah, fra l'altro, ecco cosa mi dimenticavo. Sono giorni che io sto aspettando un pacco con due bambole. All'interno c'è la mia prima Kiki Pop e poi c'è un'altra pur Nemo. Vabbè, questo è uno spoiler, lo faccio. Sono giorni che io sto aspettando e ancora non arriva. Tutti i giorni mi dà in consegna, poi di nuovo in filiale, in consegna, in transito, in consegna. Oggi è il terzo giorno che mi dà in consegna. Quindi speriamo che si decidano a consegnarla e soprattutto speriamo che lunedì arrivi la Lite, io possa giocare a Animal Crossing. E con questo io vi saluto. Vi ricordo però di mettere mi piace, iscrivervi al canale, condividete il video se volete e ci vediamo al prossimo video. Ciao!